perché io sono arrivato con le operazioni di spegnimento, erano praticamente terminate, stavano facendo smassamento, cioè stanno preparando i detriti. No, non credo che possiamo superare, scusate. E hanno... e stavano raffreddando, appunto, operazioni di raffreddamento. Ha preso fuoco lì? Esattamente. Quindi se, non sappiamo chi fossero, quanti fossero, però anche i vigili del fuoco presumono che sia iniziato così, dal rapporto che mi è arrivato. L'incendio ha interessato la cucina, i locali attigui, un corridoio di accesso, però è tutto derelato perché l'area è interdetta, è sotto sequestro, non possiamo accedere. Quindi anche completamente il nido? No, okay. Lì possiamo entrare, quindi questo qua hanno messo i vigili del fuoco, io credo che questo... Vabbè, passiamoci su. No, non è per forzare, non è per questo, è per capire se materialmente l'istituto è agibile o no. L'istituto... Per la parte non interessata dall'incendio è agibile, quindi la media, scuole medie, l'asilo nido qui, di, sta qui sulla destra, destra. Sì. È stata interessata la materna, la parte 06, quella siamo... appena inaugurata sostanzialmente. Sì, esatto. Quanti bimbi avevano trovato accoglienza? Questi erano 120, se ben ricordo i nomi. Adesso che succede? 50, 50, 50. Adesso che succede a questi bambini? Allora, adesso li stiamo ridistribuendo, abbiamo reperito già dei locali per metterne dentro 40-50 e comunque li stiamo ridistribuendo anche nelle scuole vicine. Stiamo tamponando la situazione per il momento. E così. Questo è al momento. Che ha bisogno di una pulizia nella zona, non interessare l'incendio, che comunque è stato oggetto di ispezione da parte dei vigili del fuoco, quindi sono pedate cose, però niente di sostanziale. Ma lunedì procederemo alla pulizia e da martedì accederanno di nuovo. E adesso siamo in attesa che le cose svolgano, come si dice, seguano il loro iter procedurale. Più o meno che tempi vi hanno prospettato per la riapertura? Adesso la Polizia di Stato trasmetterà tutto in procura, mm-hmm. E poi verrà nominato un perito, ma questo adesso dipende. Cioè, no, è completamente fuori dalla nostra sfera. Sì, certo. Però già per la prossima settimana sono buone notizie per i bambini. Sì, certo, noi stiamo comunque lavorando per i bambini della nido, il servizio 06 verrà ricollocato. Verrà ricollocato e poi adesso cominciamo la ricerca dei fondi, no? Si ricomincia. Allora, secondo me il messaggio anche forte che va detto è che questi... Possiamo mettere il microfono, sindaco? Potete mettere il microfono, assolutamente sì. Secondo me il messaggio forte che va detto è che queste azioni, che insomma come risulta allo Stato sembrano essere dolose, sì, natura dolose. A parte sono del tutto... Vabbè, non mi riferisco all'essere illegali, perché questo è evidente, ma sono contrari all'interesse dei cittadini. Noi avevamo restituito delle aule a cittadini, a persone, avevamo trovato quanti posti? 120 posti per i bambini del quartiere. Questo quartiere, in particolare il sesto municipio, ha delle liste d'attesa estremamente lunghe, quindi riuscire piano piano a spoltire queste liste, a dare 120 posti in più, era come dire una boccata d'ossigeno alle famiglie che abitano qui intorno. Il fatto che qualcuno si sia permesso, con un atto vile come questo, di non solo dare fuoco a una scuola, ma rendere vano tutto il lavoro che questa amministrazione aveva fatto, non è un atto solamente contrario all'amministrazione, già questo è da condannare, è un atto contrario ai cittadini che vivono qui, è un atto contrario ai propri concittadini. Questo è vergognoso, perché queste persone alle quali noi avevamo dato risposta oggi si trovano nuovamente in una situazione di difficoltà per colpa di qualche balordo che ha deciso di dare fuoco alla scuola. Questo è quello che è da condannare, non solo il gesto in sé, perché probabilmente voleva dimostrare ancora non sappiamo cosa, non sappiamo. O voleva danneggiare l'amministrazione. Qui stanno danneggiando i cittadini, stanno danneggiando le persone, stanno danneggiando le famiglie e i bambini. Questa è la cosa grave. Vi dovete rendere conto di questo. State facendo un danno ai vostri stessi concittadini. E speriamo che la magistratura faccia quanto prima luce sui colpevoli, o il colpevole, perché non sappiamo neanche quanti fossero, e va bene. E poi noi procederemo per quello che ci riguarda, nel ripristino appena sarà possibile, con stima dei danni e ripristino. Però per il momento questo è, insomma, l'hanno danneggiato la parte più debole e sensibile della società, i bambini, sottraendogli gli spazi. Chiaramente noi faremo di tutto per ricollocarli nel più breve tempo possibile. È evidente che la soluzione che era stata trovata, che era un'ottima soluzione,
in realtà evidentemente dovrà, come dire, essere ripensata, certo. Ci saranno più disagi per tutti, perché chiaramente questi bambini per essere ricollocati dovranno probabilmente andare in classi, in scuole già esistenti, quindi sovraffollando un po' delle sezioni già esistenti, e ci stringeremo. Però, perché poi confidiamo nella comunità, è questo quello che fa, no? Si dà una mano. Confidiamo nella buona volontà e nella comprensione dei genitori, noi per quanto ci riguarda saremo sul pezzo un giorno dopo l'altro. Va bene. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Adesso cerchiamo di capire. Buongiorno. Distrutta. Chiaramente voi già avete trovato scuole, no? Più o meno avete iniziato i dialoghi. Ci siamo mossi. Sì, questo era il giorno delle inaugurazioni. Un po' commosso, Virgilio. No, io sono incazzata nera. Vabbè. Fa parte anche questo, ma bisogna metterla in positivo, cioè utilizzarla in senso positivo, tutta questa energia. Per la notte eravate operativi? Fino a 2:30, 2:30 stavamo qua sul posto. Fino a che non ha smesso di fumare, praticamente. Poi è arrivata la scientifica. Sì, siamo andati a controllare pure le scuole, abbiamo fatto un po' di giri di perlustrazione. Bravi anche i cittadini che appena hanno visto le persone uscire fuori, hanno chiamato il 112. Sì, pare che siano stati cittadini. Poi dobbiamo dirlo alle persone, perché se non fanno errato, cioè... Le persone possono anche fermare questi cittadini, no? Perché sei entrato così. Ma in realtà ancora non accetta. No. Vabbè, sì, comunque speriamo che la magistratura faccia luce il più velocemente possibile, speriamo che si possa riaprire e ricominciare l'attività che purtroppo ci hanno bloccato. Ci mettiamo un attimo dentro, sì, faccio vedere. Sì, magari almeno noi entrare dentro. Due parole veloci, tra di noi. Andiamo delle cose dentro. Un attimo proprio velocemente. Andiamo giù in drone, allora così andiamo a vedere l'area sequestrata. No, sì, questa qua si può. Ah, ok. Qui a sinistra. Pure rimuovere, secondo me, però. È andata via la polizia, non abbiamo fatto il tempo a chiederlo. Penso che quello si possa fare. Quindi i bambini sono entrati da qui oggi? No, tutto vuoto. L'ingresso adesso ti avrà adesso funziona solo l'elementare e la media, perché questa materna, il nido e la materna sotto è tutto chiuso. Il nido e la materna sono al circuito, però diciamo oggi è chiusi perché il termine d'acqua, quindi l'origine e questa parte qua invece la materna quella mattina, 2 settimane fa. Posta sotto sequestro perché qui si è sviluppato l'incendio e tutto l'atto doloso. Qui si intravede qualcosa? Questo sì. Sopra sono i bimbi delle medie. Qui si intravede qualcosa? Sì, un po' annerita? Sì. Beh, probabilmente il nostro stato di capire quasi appunto di attaccare la struttura, quindi chiaramente adesso è. Grazie a quei due cittadini, sì, cittadini sono probabilmente impominati perché si sono fermati e hanno chiamato i vigili del fuoco per hanno permesso un intervento celere e veloce, quindi sono da ringraziare anche noi. Sì, no, giusto per far vedere la vicina. Fermiamo qui. Foro, se riuscire a mettere il braccio dentro, avere la maglione che si mette già la maglione di qualcosa.
successo. Giuseppe e Laura sono costituito in questi anni quasi assieme ai vicini. La cosa di ce l'ho, te la prendo, ce l'ho in macchina. Sì, così lasciamo qui. Sì. Stampare apposta. Allora, appunto, noi adesso risolviamo molto, dai. Certo che dobbiamo, scherziamo, scherziamo. La risposta è... Andà, sarà velocissima. Sì, sì, sì. Perché prima che la risposta... La risposta migliore. Sì, noi siamo...